Il Tribunale di Teramo entra da oggi nella fase 2 e lo fa con estrema prudenza. Da questa mattina una ditta di vigilantes presidia l'ingresso di Palazzo di Giustizia per l'applicazione delle severe regole anticontagio. Ai dipendenti e agli avvocati tutti, al momento di entrare, viene misurata la temperatura corporea. Obbligatori mascherine e guanti e l'ingresso è limitato solo a chi ha prenotato l'appuntamento. A metà mattinata avevano avuto accesso autorizzato circa 15 persone. Oggi si può accedere così come fino alla fine di giugno tramite una prenotazione che bisogna fare accedendo al sito dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e quindi è possibile in questo modo prenotare l'accesso all'interno del Tribunale semplicemente per svolgere attività di cancelleria, quindi tutti gli adempimenti che riguardano i procedimenti in generale, insomma. Si accede tramite, insomma, con le precauzioni tutte stabilite dalla legge, con muniti di mascherina e guanti. Certo, i disagi sono molti, sia per gli avvocati che per i loro assistiti. Rinviati procedimenti meno urgenti a dopo l'estate, ingressi limitati, prenotazioni, fasce orarie, udienze in numero limitato e a porte chiuse. Questa situazione crea sicuramente dei disagi agli avvocati, soprattutto agli assistiti degli avvocati che si vedono in questo periodo rinviati i vari procedimenti in corso, però insomma sottostiamo a quelle che sono le necessità e le esigenze del Paese e di conseguenza speriamo che tutto ritorni nella normalità a partire da settembre. Comunque, nonostante il coronavirus, la vita va avanti per la giustizia teramana, con la novità della nomina da parte del CSM del nuovo presidente del Tribunale di Teramo, Carlo Calvaresi, attuale presidente della sezione penale ad Ascoli.